una scelta. Allora voglio spegnere l'accento dopo. Prova. Allora diamo inizio, buonasera, diamo inizio a questa 23esima edizione del Capodanno Bizantino. Capodanno bizantino è diventato maggiorenne da oltre 2 anni. Caro Peppino Gargano, siamo nella maggiore età del Capodanno bizantino. Quel Capodanno bizantino che fu realizzato a partire, se non ricordo male, dal 99, partendo proprio da un'idea del professore Gargano. Perché l'assessore Botteghieri all'epoca, era l'anno in cui si faceva il Festival di Biseniano, in cui per la prima volta si presentava ad Amalfi, fu presentata ad Amalfi Casa di Bambola, il capolavoro di Ibsen che fu completata all'Hotel Luna. Ebbene, accanto a questo Festival di Biseniano, l'assessore Botteghieri, che era l'assessore al turismo, voleva anche una grande manifestazione storica che avesse un rapporto con la storia di Amalfi, che è storia del Mediterraneo, non è storia di una città soltanto. Ebbene, chiese al professore Gargano di suggerirgli delle possibili manifestazioni. Il professore Gargano, se non ricordo male, suggerì 3 rievocazioni. La festa degli alberi, quelle che si faceva una volta, la festa degli alberi, anche nel Medioevo si faceva. Il Capodanno bizantino e non ricordo quale altro, lo dirà lui se verrà. A un certo punto, data l'importanza di Amalfi, per ricordare la sua storia, si optò per il Capodanno bizantino. E da quest'idea poi ci mettemmo al lavoro per sceneggiare la manifestazione, che è l'unica, guardate bene, questa manifestazione, me lo disse una volta un ministro della cultura, non ricordo chi, proprio ad Adrani, è l'unica manifestazione in tutto il mondo, badate bene, in cui la celebrazione del rito dell'incoronazione non viene fatto da un attore, da un figurante che si veste da vescovo, viene fatta dal vescovo pro tempore, e questo lo dobbiamo alla a Monsignor Beniamino De Palma, che subito capì l'importanza della cosa. Quando l'assessore mi disse: ma vogliamo invitare l'arcivescovo a presiedere? Io disse: ma assessore, ma vi sentite bene? Ma come l'assessore, l'arcivescovo viene qui, si mette... Fammi provare, Giovanni, fammi provare. Andò a parlare con l'arcivescovo,
Beniamino de Valme è un arcivescovo illuminato, moderno, capì subito l'importanza dal punto di vista simbolico e storico della cosa. E quindi abbiamo questa manifestazione che effettivamente è l'unica del suo genere, che si svolge proprio nella Cappella Palatina di Atrani, dove veniva il duca, veniva non incoronato, perché non è l'arcivescovo che pone la corona sulla testa del duca, veniva proclamato duca. E quindi il capodanno bizantino. Perché il primo settembre? Lo vogliamo ripetere ancora una volta. Il primo settembre per due motivi. Il primo settembre perché il primo settembre 839 Amalfi conquista la sua indipendenza rispetto ai Longobardi di Salerno. Ma il primo settembre per un altro motivo. Poiché Amalfi gravita nell'orbita bizantina, dal punto di vista commerciale, cioè la Napoli bizantina, ma anche Bisanzio, avevamo già i nostri mercanti a Bisanzio, i nostri grandissimi, i fondaci e così via, l'anno amministrativo cominciava a Bisanzio il primo settembre. Quindi il primo settembre era un po' come l'inizio dell'anno giudiziario, per esempio, l'anno amministrativo in Italia. Ecco quindi il primo settembre. Un'altra brevissima parentesi devo fare. Nella prima edizione, nei primi anni, il premio, il magister, era il premio era maestro del diritto, duca di Amalfi maestro del diritto. Per 6 o 7 anni sono stati designati duca di magistri di Amalfi, alcuni fra i più importanti magistrati italiani. Rescigno, Grosso, Conso, cioè persone che sono state capi del governo, capi della presidente della Corte Costituzionale, e tutti hanno accettato, si sono sentiti onorati quando il sindaco gli telefonava per invitarli, per dire loro che erano stati designati maestri del diritto. Questo perché? Perché il duca di Amalfi, come si può leggere sul sigillo riportato da Camera, era anche, come oggi il capo dello Stato, oggi il Presidente della Repubblica, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. Oggi il Presidente della Repubblica ha il potere di fare grazia e il duca di Amalfi aveva il privilegio di battere monete, infatti abbiamo le monete con l'effigie del duca, poi in questo il professor Gargano è un maestro, ma il duca di Amalfi aveva anche il potere di fare grazia e di esprimere, diciamo, la sentenza definitiva in caso di controversie, eccetera. Un po' come il Presidente della Repubblica oggi. Ora, detto questo, poi, vabbè, a un certo punto si è deciso di cambiare, che giustamente lo stesso professor Gargano ha fatto notare che la civiltà amalfitana non è soltanto la civiltà giuridica. Noi non siamo soltanto quelli che hanno trasmesso dall'Oriente all'Occidente i codici, la tabula, il codice di navigazione e così via. No, la nostra è una civiltà nel senso proprio terminologico, diciamo, il professore Conde ci può spiegare che si intende per civiltà, complessa quella amalfitana, nel 200, nel 1100, prima di Firenze, i Rufolo prestavano soldi agli Angioini, ai re d'Angio, prima che i Medici 2 secoli dopo li prestassero ai re di Francia. Noi avevamo delle leggi nel 1200, 1100, che solo dopo qualche
che secolo poi si sono diciamo così, diffuse. Quindi noi abbiamo avuto una grande civiltà da nostra, e allora si è deciso di spostare un po' l'attenzione, di designare il magister scegliendolo non soltanto fra gli uomini di diritto, fra i magistrati, ma fra tutte le categorie produttive, culturali, di cui si ha notizie nel Medioevo. Per cui ogni anno il premio, il magister viene designato sulla base di una categoria, il commercio, il diritto, l'arte, la letteratura, in cui nel Medioevo amalfitano si sono avute case di eccellenza. Brevemente, perché poi voglio dare subito la parola. Negli ultimi anni, chi viene designato? Viene designato, è nello statuto fondativo che trovate riportato qui nell'opuscolo, o un personaggio nato nella costa di Amalfi che per motivi vari legati alla sua attività professionale o culturale ha fatto conoscere il nome di Amalfi, o comunque ha fatto onore ad Amalfi, o a un personaggio che non è nato in costa di Amalfi, ma che uno scrittore, un pittore, un musicologo, De Simone per esempio, no? Che comunque ha parlato di Amalfi o della storia di Amalfi nelle sue attività, nella sua attività intellettuale, o uno studioso che ha studiato la storia di Amalfi, Ginna, di qualche anno fa, no? Quest'anno la scelta è caduta sul nostro concittadino, ma questo lo diremo dopo, quando lo presenteremo il nostro magister per l'intervista. Dirò soltanto allora due parole, perché la scelta del magister per noi è anche pedagogica, vuole avere anche un valore di esempio, vuole essere esemplare, nel senso che il magister deve aver insegnato qualcosa. Ma questo lo diremo dopo, diremo che cosa ha insegnato il nostro magister di stasera. Ma per non togliere tempo, poiché comunque il premio di quest'anno è intitolato al settore mercantile, lo sviluppo economico, no? E Amalfi nel Medioevo con il suo commercio è stato un motore di sviluppo economico in Europa, nell'Italia meridionale, eccetera. Ebbene, quest'anno noi parleremo appunto del commercio, dei mercanti amalfitani del Medioevo, del commercio fra Medioevo ed età moderna, e lo faranno con la competenza che gli riconosciamo, professore Gargano, a cui passo la parola, e il professore Alfonso Conte, che proprio qualche mese fa, diciamo, quando è stato? A febbraio, quando il convegno, ha presieduto un importantissimo convegno del Centro di Storia e Cultura Amalfitana sull'Italia fra 900 e, insomma, l'ultimo secolo, dal Regno alla Repubblica. Io passo la parola al professor Gargano, che ci parlerà, non lo so, forse dei mercanti o del mercato medievale. Grazie, saluto tutti quanti voi. Naturalmente, in primo luogo, mi sto commuovendo, scusate, una persona che non conoscevo solo di vista e di nome, ma che ieri una forza soprannaturale mi ha invitato, vedendolo nella sua macchina rossa,
salutarlo e presentarmi, Vittorio Perrotta, che è un degno figlio dell'amalfitanità e che ha saputo rappresentare molto bene la capacità che si lega al sacrificio, all'abnegazione e al genio soprattutto, quella che è la nostra tradizione creativa e di civiltà che ci ha contraddistinto da sempre e ancora oggi ne abbiamo degli esempi, lui è uno di questi. La terza manifestazione che proponevo era il Carnevale Amalfitano, con la famosa Cezza del 500, tanto cara a De Simone. Vabbè, poi si potrebbe sempre rifare. No, quello è un'altra cosa, quello è un carnevale moderno, è un'altra cosa. Con tutto il rispetto, per amore del cielo, ma è un'altra cosa. Allora, e poi c'è Amalfi, la più prospera città di Longobardia, la più nobile per le sue origini, la più illustre per le sue condizioni, la più ricca e opulenta. Il territorio di Amalfi confina con quello di Napoli, che è città bella, ma meno importante di Amalfi. Le parole sono di Ibn Avkal, geografo di Baghdad, che venne qui nell'anno 977. Questi si aggiunge un nostro personaggio amato di Montecassino, monaco salernitano, dice Amalfi, cité riche de or et de drap, in francese, perché esiste del suo testo storico esiste solo una traduzione francese del XIV secolo, quello in latino è andato perduto. E poi c'è un'altra molto bella. Questa città appare assai opulenta e popolosa. Nessuna è più di essa ricca di argento, di stoffe, di oro. In questa città moltissimi navigatori dimorano, esperti nel segnalare le vie del mare e del cielo. Questa gente moltissimi mari percorre. Qui si vedono gli arabi, i libici, i siciliani e gli africani. Questa gente è famosa quasi in tutto il mondo come quella che arreca altrove ciò che è degno di acquisto e ne riporta quanto ha comprato. Il poeta normanno Guglielmo di Puglia, siamo circa nel 1080. Questi sono tre biglietti di presentazione di Amalfi, scritti da tre stranieri dell'epoca, del Medioevo. Come comincia la storia del commercio amalfitano, di queste attività sul mare e non solo? C'è una data individuata da uno dei miei maestri, un italo-americano, Armand Citarella, il 747. In quell'anno ci fu una grande battaglia navale a largo di Cipro tra la flotta araba e la flotta bizantina. I bizantini vinsero, distrussero tutta la flotta araba e recuperarono Cipro e la Siria, togliendo agli arabi le sorgenti principali di legname. Nel Medioevo il legname era come il petrolio di oggi. Gli arabi d'Africa settentrionale non avevano boschi. Allora si trovava in una situazione molto difficile. Gli amalfitani che già bazzicavano in quei luoghi, che fin dal VI secolo cominciarono a navigare verso la Sicilia, poi si proiettarono verso il Mediterraneo orientale, colsero la palla al balzo, cominciarono a vendere legna agli arabi d'Egitto e della costa tunisina, facendosi pagare in oro, oro che veniva dalle miniere del Sudan. Così comincia la grande ascesa commerciale di Amalfi, la fortuna di Amalfi. Gli amalfitani crearono un ciclo triangolare che aveva come vertici l'Italia, i paesi dell'Africa araba e l'impero di Bisanzio. Essi relazionavano contemporaneamente con potenze tra loro ostili, riuscendo a ottenere risultati vantaggiosi non solo dal punto di vista economico ma anche politico e sociale. Partivano le navi quindi in una prima fase, vendevano la legna, poi si proiettavano verso la costa siro-palestinese e lì c'erano spezie,
stoffe, Damasco per esempio, ecco, il famoso Damasco, la stoffa di Damasco, anche generi alimentari importanti, come per esempio le confetture, oppure i succhi di frutta, anche questi, frutti esotica naturalmente, i vasi di vetro o di metalli preziosi. Poi puntavano a Bisanzio, e a Bisanzio c'erano stoffe di seta, il broccato, il triblatton, una stoffa di tre colori, rosso, verde e nero. E stoffe particolari che erano prerogativa della corte imperiale bizantina, cioè non si vendevano, non potevano uscire dalla corte. Ma un giorno Liutprando da Cremona, un vescovo mandato da Ottone I, imperatore di Germania, per combinare il matrimonio tra Ottone II e la nipote dell'imperatore bizantino, Teofane si chiamava questa donna, andò lì e voleva prendere questa stoffa dal palazzo tranquillamente. Le guardie lo fermarono, disse: no, questa non può uscire, questa è stoffa che si usa solo nel palazzo. Lui disse meravigliato: ma che state dicendo? Amalfitani e veneziane la vendono tranquillamente a Pavia, quindi contrabbando. I membri amalfitani che stavano alla corte di Bisanzio facevano uscire questa merce, ovviamente che costava un sacco di soldi, e, ma non finiva lì. Poi tutto questo che avevano preso, le cassette e burne, cioè di avorio, reliquiari, che vendevano tutte, in tutta l'Italia, Roma, Italia meridionale, addirittura anche verso nord, Pavia per esempio. Aprirono delle vie anche di commercio con la Spagna, uscendo dallo stretto di Gibilterra, navigando il Guadalquivir, toccavano Cordova e Siviglia. Lì portavano i prodotti bizantini e importavano cinture d'argento per le vesti femminili e la carta bambagina, la famosa carta che poi cominciarono a produrre essi stessi nel nostro territorio, in costiera, a carta a mano praticamente, fatta col cotone, perciò bambagina. Poi navigavano, portavano lì anche il pepe, vedete che abilità avevano. Compravano il pepe a Kairouan, in Tunisia, dice era tanto di pepe. 100 libbre, circa 36 kg, costavano un tarì, una moneta d'oro araba usata anche dagli amalfitani, un tarì. La rivendevano a 34 tarì, 100 libbre. Portavano in Spagna, perché gli arabi di Spagna erano nemici dichiarati di quelli africani. E quindi non andavano a comprare a Kairouan, perché non li facevano proprio arrivare quelli di Kairouan. Erano amici degli arabi d'Egitto, ma lì il pepe costava 40 tarì ogni 100 libbre. Allora gli amalfitani, portandola a 34, vendevano agli arabi di Spagna e facevano un'operazione molto sofisticata e vantaggiosa. Poi raggiungevano anche la Francia, dunque una rotta che passava per il Golfo del Leone, Marsiglia, e lì arrivavano libri sacri, le stoffe di Carcassonne, e le portavano in Sicilia, dove poi le vendevano ai normanni della Sicilia. E queste sono testimonianze, sono documenti, è tutto attestato, non è fantasia, non è mito, è tutto documentato. Nell'Adriatico navigavano portando lana a Ravenna e spingendosi poi lungo il Po fino a Pavia, entrando in concorrenza con i veneziani. Crearono delle società mercantili importanti, la Commenda era una che già esisteva da secoli. In che cosa consisteva? Un socio capitalista che aveva molti soldi li dava a un altro socio che aveva la nave. Questo organizzava l'equipaggio, che pagava a ingaggio, faceva tutta l'operazione mercantile. Al ritorno, tolte le spese, pagato l'equipaggio, si dividevano gli utili: tre quarti al capitalista e un quarto al viaggiante. Il capitalista si chiamava actor, attore, e il viaggiante tractor, trattore, no, che portava. E naturalmente, però, se colui che aveva la nave, il tractor, metteva anche lui soldi o merce, allora si faceva metà e metà per gli utili.
C'era una cosa più sofisticata che ho scoperto, il rapporto a tre addirittura. Uno che non metteva soldi, li prestava a uno, si presentava per esempio socio A, ai soldi, va a B e dice mi presti 1.000 tarì, quello dice sì però mi devi dare il 20% di tasso, va bene. Socio B va da C che aveva la nave, metteva quel capitale, faceva l'operazione, poi divideva 3/4 e 1/4 con C e pagava e ovviamente l'interesse al capitale con l'interesse in montante al socio A. Questo socio B, se andava tutto bene, guadagnava molto di più, ma se andava male, come accadde nell'anno 967, un povero Cristo che morì pure, naufrago sicuramente, per cui gli eredi volevano sdebitarsi col prestatore, no? Il creditor, no? Dice vabbè, allora facciamo una cosa, noi vi diamo il pepe, da qui ho scoperto il prezzo del pepe, che però valeva 220 tarì, quello doveva avere 320 solo di capitale, più 60, quindi 380. E dice ma dove? Allora io ti pignoro il mulino, e io ho saputo il mulino quanto valeva e quindi ho capito quanto era l'interesse, chiaramente, no? Perché non può pagare, il pepe non è sufficiente, mi piglio il mulino. Questi sono fatti molto interessanti. E quindi questo sistema funzionava bene, ma poi ci fu una cosa eccezionale, unica, prima ne parlavo con te, caro Alfonso, degli amalfitani. L'Amalfi di quel tempo, poi se qualche volta venite con me, anche tu caro Vittorio, andiamo dell'arsenale, ho fatto un plastico della città al XIII secolo di Amalfi, naturalmente. E con la verità dell'80%, il 100% lo sa solo Dio, io 80%. E praticamente cosa succedeva? Che qui dentro abitavano i ricchi, abitavano la nobiltà, una certa borghesia ricca, e c'erano i servi. Fuori abitavano i pescatori, i contadini, e questi contadini erano coloni dei monasteri, delle chiese, dei ricchi, dividendo metà in metà, 3/4 e 1/4 il prodotto. Gli uomini facevano i marinai, quindi sulle navi dei ricchi, a ingaggio. Le donne, i vecchi e i bambini facevano i contadini. Un po' di frutta, verdura usciva sotto sotto, no? E quindi si guadagnavano qualcosa. Poi quello che li toccava lo vendevano. Quelli che tornavano dal mare portavano dei guadagni. Piano piano riuscirono a fare dei gruzzoli. Da soli non potevano fare una nave, costava troppo, minimo 4.000 tarì. Però se si mettevano insieme ci riuscivano, e così crearono il contratto di colonna. Si mettevano insieme, la nave, secondo il sistema arabo, la nave è divisa in 24 kirat, 24 carati. Ognuno può acquistare 1, 2, 3 carat, le azioni, quelle che sono le azioni. Poi viaggiavano tutti insieme, poi tornavano, tolte tutte le spese, si dividevano in parti proporzionali gli utili, cioè le azioni. E così crescevano gradualmente, fino a diventare molto più ricchi e importanti. Entravano nei livelli sociali più alti. Il sacrificio, la partecipazione, la capacità, l'ingegno, questo è molto importante. Gli amalfitani dell'Oriente fondarono nelle città più importanti, i porti più, colonie virtuali. Il termine non l'ho inventato io, ma un mio maestro americano, purtroppo scomparso, che era un grande professore di storia dell'arte medievale, Robert Bergman, virtual colonies, colonie virtuali, che significa? Lì loro avevano botteghe a Gerusalemme, a Bisanzio, a Durazzo, anche nei paesi arabi, ed erano gli unici cristiani a poter tenere queste colonie, ad Alessandria d'Egitto e al Cairo, gli unici. Sapete perché? Gli altri cristiani non li facevano, sì, commercio di 2 o 3 giorni, poi dovevano andare via. Perché ci riuscirono? Perché nell'anno 969 la famiglia degli Omayyadi, un po' in crisi in Egitto, stava per essere soppiantata dalla famiglia dei Fatimidi, gli amalfitani furbi, misero la flotta militare a favore dei Fatimidi, che vinsero, e in cambio diedero la possibilità di fare le colonne. La chiesa amalfitana a fianco alla moschea araba, mai uno scontro,
mai una questione, mai un litigio, questo è un fatto molto importante. Poi ancora non pagavano tasse e ebbero l'autorizzazione a coniare il tarì. Questo è un fatto importantissimo. Quindi le colonie virtuali si amministravano con le leggi di Amalfi. Se un amalfitano commetteva un reato, non lo potevano giudicare gli arabi, i bizantini, quelli che, ma il giudice amalfitano della colonia, secondo le leggi di Amalfi. Una volta al Cairo prepararono una flotta potente per attaccare Bisanzio. Di notte la flotta si incendiò. Dietro la colpa anche agli amalfitani, che cominciarono ad aggredirli, a uccidere qualcuno, a impossessarsi delle ricchezze. Il califfo intervenne, condannò a morte tutti gli arabi che avevano toccato gli amalfitani, fece restituire con interesse la roba tolta. Anno 996. È probabile che il Cerino avesse fatto pure qualche amalfitano, semplicemente per un fatto. Se cadeva Costantinopoli, lo status quo, l'equilibrio si rompeva e non si doveva rompere. Infatti, quando c'era pericolo, uscivano pure con le navi contro i famosi saraceni, no? A Ostia, per esempio, per salvare Roma. Dopo che avevano giurato al Papa che lo facevano seriamente, è chiaro. Quindi questo è un altro fatto importante. Queste colonie, c'è un capitolo 65 della tabula di Amalfi, molto contorto, che non è riuscito a capire, io sono riuscito a sciogliere cosa dice. Dice questo, che se un amalfitano si trovava in una città straniera dove c'era una colonia amalfitana, aveva bisogno di vestirsi e andava da un amalfitano che vendeva vestiti, quello gli doveva vendere i vestiti a prezzo di costo, cioè non doveva lucrare. Se poi l'altro amalfitano doveva poi vendere a sua volta, allora no, un guadagno doveva farlo pure chi lo vendeva. E Boccaccio, nella novella del Decamerone di Andolfo Rufolo, indica proprio questo. L'Andolfo, tutte le peripezie, no? Sapete, trovò la fortuna nella sfortuna, trovò tutto quel gruzzolo di gemme, arrivato tutto bagnato, tutto distrutto, in Puglia, Trani e Barletta, i suoi concittadini ravellesi lo vestono gratuitamente e lo mandano poi a Ravello. Poi lui manderà dei soldi anche a loro, naturalmente. Quindi questa è una consorteria, una fratellanza molto importante per tutto il mondo amalfitano. Ancora importante è il fatto che alcuni di questi mercanti molto ricchi acquisirono cultura e furono dei mecenati importanti. Non a caso questo capodanno bizantino si rifà, attraverso la figura dell'amico Perrotta, a due ricchi mercanti mecenati. E guarda caso sono tutti e due di Atrani, Pantaleone dei Comite Maurone, quello importantissimo, una famiglia potentissima, una flotta privata, amici stretti dell'imperatore, progettavano con lui piani di politica internazionale, sempre a vantaggio di Amalfi chiaramente. Lui è l'iniziatore del ciclo delle porte di bronzo bizantine, la prima cattedrale di Amalfi, 1057, poi San Paolo fuori le mura, 1070, San Michele Arcangelo sul Gargano, 1076, le potete visitare, andate lì a trovare. Suo padre Mauro, che aveva fondato due ospedali, uno a Gerusalemme, dove è nato il famoso Ordine di Malta, fondato da noi, da Gerardo Sasso di Scala, e un altro ad Antiochia, tra il 1063 e il 1071. Mauro donò le porte a Montecassino, dove si fece anche monaco. Molti di questi mercanti, alla fine della loro vita, si facevano monaco. Pro redenzione anima, per la redenzione dell'anima, no? Ed è quindi arricchivano i monasteri. E un altro è Pantaleone Viaretta, atranese, che donò le porte di bronzo del San Salvatore, 1087, che allora era dedicata a San Sebastiano. La sua casa l'abbiamo più o meno individuata, è una casa torre di quattro piani, molto vicina alla chiesa, è molto interessante. Quindi questo è il mecenatismo, ma non solo. Noi dobbiamo dire che l'imprenditoria mercantile era ed è tuttora cultura, è chiaro? È una forma di cultura molto importante. E gli amalfitani creavano l'apprendistato, i giovani rampolli li mandavano a imparare, i vecchi nobili mercanti, o anche non nobili, pure borghesi, mediocres, no?
dovevano imparare. E dopo aver imparato, sostituivano i loro padri, ma intervenivano anche nell'aiuto della città, nel governo. E non solo, abbiamo due termini importanti che io ho coniato una volta. Filantropia, che è fondamentale, perché questi aiutavano gli scrittori, aiutavano gli artisti. È molto importante, questo è un fatto. E poi c'è l'arabofilia e il filellenismo. Che significa? Arabofilia, tendenza verso gli arabi. Filellenismo, amicizia con i greci, i bizantini. Quindi questo è un ruolo fondamentale di Amal, che ha creato una pace, una civiltà, un equilibrio di alta diplomazia internazionale, molto elevato, un piccolo Stato, quasi una mosca sulla carta geografica, che ha costruito qualcosa di enorme, di cui noi siamo gli eredi, tutti, tutto il Mediterraneo, non soltanto noi che siamo qui ad Amalfi, tutto il Mediterraneo deve essere riconoscente a questa gente e al sacrificio e all'impegno e al genio, il genio di questa gente che è straordinario. Non ha uguali, assolutamente. E questi intervenivano per il benessere pubblico, costruivano i porti, ospedali, chiese, monasteri, di propria tasca. Cappuccini, chi l'ha costruito? Pietro Capuano, cardinale di Amalfi, con i soldi della sua famiglia, non con i soldi di uno Stato qualsiasi, o di zio Paperone, con i soldi suoi. Diede inizio a un porto che poi fu completato. Lo vedrete nel plastico questo. Hanno il Duca Manzone anche, ma di propria tasca, fondato chiese, monasteri, la cattedrale. E forse questo è importantissimo per noi tutti. Poi volevo terminare con questi versi e poi con un piccolo saluto anche all'amico Vittorio. Ma quei d'Amalfi, cui la lunga spada era misura, a più lontana patria andavano, che già s'avea incontrata, e bagno, e fondaco e fontana, per tutto. E Mauro Comite dal greco mattava il doge al libro di Dogana, Gabriele D'Annunzio, la canzone del sacramento per la battaglia famosa, la liberazione dal covo piratico di Almadia del 1087, grazie all'amalfitano Pantaleone. Mauro che dice qui è il padre. Era talmente ricco che superava pure il capo dello Stato amalfitano. Mattare proprio significa uccidere in senso figurato, no? Dominare come quella sua ricchezza. Adesso io voglio esprimere un caro e fraterno saluto all'amico Vittorio Perrotta, che è degno figlio degli intrepidi imprenditori, mercanti navigatori dell'aurea stagione amalfitana del Medioevo. Vi ringrazio. Allora ringraziamo il professore Gargano che ha parlato del commercio medievale. Adesso, per raccordarci al commercio dei nostri giorni praticamente, il professore Conte parlerà del commercio in Europa ad Amalfi nell'età contemporanea. Il professore Conte è un amico di Amalfi, un amico del Centro di Storia e Cultura Amalfitana, ormai è di casa da noi. Quindi noi lo ascolteremo, anche se il suo intervento, per ragioni di economia, di tempo, dovrà essere piuttosto stringato. Assolutamente, mi impegno molto brevemente a fare qualche ulteriore riflessione, appunto relativa al periodo successivo, che devo dire, io sono sfortunato, mi capita la parte, diciamo, un po' più triste, perché è quella del declino, è sicuramente la parte della storia di Amalfi meno fortunata, è quella di una lunga, dobbiamo dire, decadenza di quella che era stata in età medievale una potenza mediterranea,
una delle città più importanti, invidiate, ammirate, e che poi invece a partire dal 400 e 500 insomma si avvia verso un lento ma costante declino. Vorrei farlo pure in maniera molto concreta, perché io sono d'accordo con titolo di magister a Vittorio Perrotta deve servire anche per ragionare, per riflettere, per insegnare. E allora io vorrei partire da una riflessione. Nel periodo della fortuna, nel periodo medievale, quando Amalfi è grande, questo evidentemente dipende, come in tutti gli altri casi, dalla capacità, come ha detto il professore Gargano, appunto di ingegno, di metterci genio. Uno delle produzioni amalfitane più importanti, come sappiamo, è legato alla pasta. E per produrre la pasta c'era a un certo punto un meccanismo particolare applicato ai mulini, per, appunto per la produzione, che era un genio. E mi è incuriosito, no? Mentre lo rileggevo, come in realtà, non so se Vittorio Perrotta è d'accordo, ma per essere imprenditori ci vuole soprattutto genio. Ingegno, bisogna ingegnarsi, come diciamo in napoletano, in maniera molto efficace. Cioè ci vogliono qualità individuali, ci vuole capacità creativa, ci vuole visionarietà, capacità di sognare, di vedere quello che non c'è, che potrebbe essere. Ma è anche vero che queste qualità individuali hanno bisogno poi di essere calate in un sistema, in un contesto. E in realtà se pensiamo che per un lunghissimo periodo di più secoli ci sono tantissimi imprenditori, navigatori, e poi improvvisamente questi iniziano a diminuire, probabilmente non dipende dal fatto che inizia a diminuire il genio, ma probabilmente dipende dal contesto, dal sistema che inizia ad assecondare meno, probabilmente a vanificare anche la presenza di tante persone che probabilmente avevano quel genio, ma che non riuscirono più a metterlo a frutto. E come il seme può essere ottimo, eccezionale, però lo vado a impiantare in un terreno che è sterile, quel seme, se invece il terreno è molto produttivo, quel seme è capace di dare frutti. La domanda, devo dire, anche un po'... poi se dopo Vittorio Perrotta vorrà rispondere, che gli voglio anticipare, che è un po' il centro delle, di queste mie brevi riflessioni, è: Vittorio Perrotta sarebbe diventato un imprenditore di successo anche restando in Costiera Amalfitana? Perché questa è la vera domanda che probabilmente ci deve suggerire anche questa investitura e in questi giorni. E devo dire che io qualche dubbio personalmente ce l'ho, perché la storia non solo di Vittorio Perrotta, ma di tantissimi imprenditori, uomini di cultura, persone di valore meridionali che negli ultimi decenni sono diventati grandi quando sono andati via dal sud, dal nostro mezzogiorno, quando sono riusciti a mettere il loro seme, il loro ingegno in un contesto in grado di valorizzarli, di premiarli e di farlo fruttare. Quindi probabilmente è importante anche riflettere un attimo su questo sistema complesso, su questo contesto che storicamente, da quello che così bene ha descritto il professore Gargano, il periodo medievale, poi evolve con uno primo spartiacque che è soprattutto tra 1400 e 1500. Quando, e qua tantissimi maestri di storia ce l'hanno detto, Braudel, in quei secoli tra 4 e 500, a livello mondiale, di storia mondiale, il baricentro che fino a quel momento era stato sul Mediterraneo dall'età antica, con la scoperta del continente americano inizia a spostarsi sull'Atlantico. Gli ultimi osservatori studiosi ci dicono ormai che ai tempi nostri dall'Atlantico si sta spostando ancora, ormai si è quasi ormai spostato dall'Atlantico e si sta attestando sul Pacifico, e questo evidentemente cambia tantissimo.
ancora a quegli anni risale anche la fine dell'impero bizantino, la scomparsa dell'impero bizantino, che era il quadro generale all'interno del quale, interessantissimo quello che dicevi rispetto alle colonie virtuali fra l'altro di grandissima modernità, la colonizzazione informale, per cui veramente molto stimolante, ma quelle colonie virtuali erano possibili grazie a un impero bizantino che le consentiva, che le permetteva e quindi lasciava la possibilità anche a questi soggetti che erano all'interno dell'impero di esprimere un proprio grado di autonomia. Ancora un altro elemento di questo spartiacque, di questa fine della fortuna amalfitana, è l'inizio di una fase di ulteriore, massima potremmo dire, aggressività da parte del mondo musulmano e ma, dell'impero ottomano turco in modo particolare tra 500 e 600 abbiamo la battaglia di Lepanto e poi la battaglia alle porte di Vienna e quindi la minaccia portata fino al cuore del continente europeo, quindi i bizantini non ci sono più. Gli arabi diventano così aggressivi, inizi del 500 è il provvedimento del viceré spagnolo delle torri costiere, quindi si fa fatica ad andare fuori, c'è addirittura il problema di difendersi in casa proprio, quelle torri di avvistamento stanno a segnalarci proprio che è cambiato completamente il tempo. Ancora un altro elemento è che tra 4 e 500 ormai siamo nel pieno del sistema feudale e per cui una serie di privilegi, una società a classi chiuse, fortemente separate una dall'altra, basate questa chiusura, questo fatto di appartenere a una classe oppure all'altra sui diritti di sangue e per cui evidentemente un sistema che sottrae molto dinamismo alla società precedente. E questo insieme di elementi ci fa capire tanto come tante condizioni esterne incidono sulla vita degli amalfitani a partire dal 400-500, i quali tuttavia, proprio perché avevano raggiunto una fortuna così grande, continuano a vivere ancora a lungo abbastanza di rendita. Per cui potremmo dire ancora tra 500 e 600 in poi, riescono a resistere. E quella che era la matrice mercantile, suggerita soprattutto dall'ambiente geografico, qua spazio ce n'è poco, in altre aree, in altri territori, a quel tempo, in età moderna, la ricchezza si costruiva sulla vastità della proprietà terriera. Qui non c'era la possibilità di avere dei latifondi, quindi evidentemente per i proprietari agrari lo sbocco obbligato è il mare e provare a cercare un mercato fuori, perché è impossibile avere un mercato interno. E questo rimane tale e quale nell'antichità, nell'età moderna e ancora oggi potremmo dire. E questo si lega in quegli anni non più il legname, che è straordinariamente importante per l'età medievale, ma soprattutto a tre produzioni che sono invece tipiche di Amalfi nell'età moderna, e sono gli agrumi, ma è il limone amalfitano, lo sfusato soprattutto, la pasta e la carta. Grazie alla sapienza, all'ingegno di sfruttare le risorse che il territorio offre, quindi i corsi d'acqua numerosi, a ridosso dei centri abitati che consentono di avere una serie di mulini che rendono possibili attività produttive apprezzate dappertutto. I maestri maccaronari amalfitani sono conosciuti e invitati presso le principali corti europee ancora fino a tutto il Settecento. La pasta di Amalfi cercano in molti di imitarla, ma quello che fanno gli altri si rompe, si sfalda quando si bolle, mentre quella amalfitana è l'unica che riesce a mantenere la sua consistenza. La carta, il contatto con gli arabi, la capacità appunto di utilizzare gli stracci e poi la colla di pesce che la rende particolarmente resistente e la filigrana di Amalfi che segna, marca
una carta pregiata, apprezzata dappertutto, ancora oggi le copie dei libri più importanti dei secoli passati appunto conservano questa filigrana di Amalfi e sono conservate nelle principali biblioteche europee e non solo. L'altro elemento, e questo è un termine che ricorre ancora fino all'Ottocento, nelle liste degli eleggibili, si parla di possidenti negozianti. E qui ad Amalfi, a differenza che altrove, non c'è il proprietario di terra che si limita alla terra, ma c'è il possidente di terra che è anche negoziante, anche commerciante, armatore di navi, per cui chi produce i limoni poi si preoccupa anche di armare la nave, di trasportarla e di curare la commercializzazione di questi limoni. Certo, è una storia che gradualmente è molto molto diversa dalla grandezza del periodo medievale, ma che ancora resiste a lungo. Grazie, e faccio un esempio, anche agli interventi esterni. E qua per esempio all'inizio del Cinquecento le decisioni del governo aragonese prima e poi del viceregno spagnolo di proteggere la produzione di carta pregiata amalfitana consente un grande rilancio. E in quel periodo, nella prima metà del XVI secolo, la carta amalfitana ha uno slancio straordinario proprio grazie a questi incentivi. Molto brevemente sottolineo qualche altro spartiacque successivo. Un altro importante è quello sicuramente dell'Ottocento. Quando già nella seconda metà del Settecento e poi nell'Ottocento questa situazione, potremmo dire, questo declino si accentua ancora di più. E sostanzialmente qua i motivi sono la debolezza di questo sistema produttivo e imprenditoriale amalfitano di rispondere alla sfida tecnologica che si ha in quegli anni. Per esempio per quanto riguarda la carta, il mulino a cilindro, la macchina continua che inizia a diffondersi soprattutto nei paesi più vicini alle rotte atlantiche, quindi i Paesi Bassi, lì riescono a utilizzare, da noi arrivano con molto ritardo, rimane una forma di produzione soprattutto artigianale che assicura una grande qualità, ma purtroppo a livello di concorrenza vede queste produzioni sconfitte. Così come la diffusione della navigazione a vapore nel corso dell'Ottocento mette quasi completamente fuori gioco la navigazione degli amalfitani, che era tutta basata su tartane e piccole imbarcazioni che navigavano sotto costa e che evidentemente vengono spiazzate, messe fuori gioco da imbarcazioni molto più grandi. Questi problemi che caratterizzano il mancato passaggio di quella che definiamo protoindustria. Perché? Perché c'ha un certo grado di meccanizzazione, però non riesce poi a fare il salto successivo, quando tutti lo fanno, durante l'Ottocento, e sostanzialmente rimane più artigianale che industriale, proprio quando gli altri invece approdano a livello dell'industria. E evidentemente è tale anche per assenza di capitali adeguati. E perciò la domanda prima che ti facevo, durante il Medioevo avete visto come si consorziano gli imprenditori, si mettono insieme la commenda, i prestiti, e durante l'Ottocento una delle difficoltà che lamentate più volte è quella della mancanza di credito per gli imprenditori, per chi c'ha l'ingegno ma non c'è i soldi e quindi non riesce a portare avanti le sue attività. Una crisi che è testimoniata dalla crisi demografica, dal calo della popolazione e a fine Ottocento, in occasione della crisi agraria, dalla prima grande ondata di emigrazione. Testimonianze dell'epoca ci raccontano a fine Ottocento di un Positano pressoché dimezzata, quasi deserta, ma così come appaiono tutti i paesi della costa amalfitana, ma molti in genere di tutto il Mezzogiorno. Un brevissimo riferimento anche all'Unità d'Italia. Che, e qua io sicuramente non ho nostalgie borboniche né rimpianti, ma c'è da dire che a livello economico l'Unità d'Italia finì di danneggiare la situazione economica anche in Costa d'Amalfi.
Basti pensare che nel 1861 tra Amalfi e Caserta, che erano le due aree dove si produceva ancora carta, quindi nella regione Campania si produceva il quantitativo più elevato a livello nazionale. Il 25% di tutta la produzione di carta italiana era tra Amalfi e Caserta. Solo 15 anni dopo, nel triangolo industriale Milano-Torino-Genova, c'è il sorpasso e quindi si produce lì in quella zona e invece Amalfi inizia a regredire e mentre nel 61 le 18 imprese hanno ancora 300 operai, già nel 1876, quindi 15 anni dopo, ce n'hanno 200, quindi perdono in 15 anni ben 100 operai. Pensiamo ancora alla tassa sul macinato che in quegli anni comportò un aggravamento delle condizioni soprattutto dei ceti popolari e poi soprattutto le tariffe doganali 1876 e 1887 che appunto per proteggere gli interessi dei proprietari agrari, dei cereali, di grano, soprattutto della pianura padana, danneggiarono tantissimo i produttori di colture speciali, privilegiate, come gli agrumi, come i limoni, che patirono tantissimo il fatto della chiusura delle frontiere, così come altre, come anche il vino, oppure l'olio, oppure pensiamo i fichi del Cilento, che in quegli stessi anni lo stesso si diffondevano in tutto il Mediterraneo, proprio nella seconda metà, ormai nella seconda metà dell'Ottocento, vengono fortemente penalizzate da queste scelte del governo. Mi avvio alla fine dicendo che un ulteriore spartiacque c'è agli inizi del Novecento, quando ormai potremmo dire consumata la crisi definitiva di quella che era stata le attività produttive tradizionali amalfitane, nasce quella che invece è l'attività che inizia a qualificare Amalfi a livello economico da allora fino ad oggi. Fine Ottocento, nella provincia di Salerno, Amalfi è l'unico centro dove ci sono ben 6 alberghi con 230 posti letto. Metà Novecento, nel secondo dopoguerra, ormai sono 66 alberghi in tutta la costiera. È l'inizio di una storia completamente diversa, che fa del turismo, dell'accoglienza turistica, la voce nettamente più importante di Amalfi a partire da allora. Nel 2009 gli iscritti alla Confindustria di Salerno sono 8, è bello che ci sia una sola che è la cartiera Matruda, che è quasi sto segno dell'Amalfi che era stata per secoli, ma tutti gli altri 7 sono tutti hotel, alberghi, grande attività di ricezione appunto turistica. È evidente questa rinascita legata al turismo, porta tanti vantaggi, porta anche problemi. Una cosa che mi fa piacere sottolineare come la grande fortuna del Medioevo era stata collegata sempre a un grande rispetto per l'ambiente naturale, la realizzazione di terrazzamenti, lo sfruttamento dei corsi d'acqua, cioè utilizzare le risorse ma sempre con grande rispetto. È evidente che questa crescita turistica oggi pone una serie di problemi legati a un carico, a quello che viene chiamato l'over tourism, dei problemi che evidentemente sono davanti a noi e che probabilmente un altro problema che volevo legare, professor Camelli, proprio ci metto un minuto, un'altra caratteristica dell'Amalfi medievale era stata la pluriattività, e cioè il fatto che ci fossero persone impegnate nell'agricoltura e poi quando finissero i cicli stagionali nell'agricoltura andassero a fare i pescatori e poi io non ho trovato artigiani, per cui probabilmente erano gli stessi che erano bravi pure ad aggiustare i macchinari, a metterli a posto, sì. E quindi veramente questa pluriattività è un altro elemento della storia di Amalfi. Il turismo oggi rischia di diventare la monoattività e quello secondo me è un grosso problema che nega un po' questa storia. Quando si punta tutto su un solo settore è molto molto rischioso in economia e quindi chiudo dicendo che cosa?
che evidentemente di fronte a questi problemi nuovi ci aspettiamo che ci siano soluzioni dall'esterno, quindi soluzioni di contesto, di un sistema che in generale aiuti alla risoluzione di questi problemi, ma poi soprattutto l'augurio che facciamo, e penso che è condiviso, è ai più giovani, perché vengano messi in condizioni di metterci quanto più genio possibile nelle loro attività, nel loro futuro, e evidentemente il nostro compito è quello di aiutarli quanto più è possibile appunto a ingegnarsi per costruire il domani di Amalfi. Grazie. Grazie Alfonso per essersi mantenuto nei tempi. Tenete presente che su questo tema noi abbiamo fatto un convegno che è durato 3 giorni e sul finire del suo intervento avrebbe aperto un altro capitolo, quello sul turismo e sui modi del turismo attuale che ci porterebbe lontano, insomma, su cui bisognerebbe fare un altro convegno. Ma per avviarci adesso all'intervista, prima di innanzitutto invito Vittorio e Maria Bondio a prendere posto. Ringrazio naturalmente il professore Gargano e il professore Conte e senza invadere il campo dell'intervistatore voglio però sottolineare un aspetto che ha toccato proprio Alfonso Conte. Poco fa abbiamo detto in apertura, che il Capodanno bizantino ha anche un valore pedagogico e probabilmente fu questo valore pedagogico che indusse Monsignor De Palma ad accettare subito di partecipare all'evento. Un valore pedagogico nel fatto che i personaggi che vengono scelti dalla commissione sono sempre personaggi esemplari. Esemplari, nel senso che costituiscono un modello nel campo degli studi, nel campo dell'arte, nel campo dell'economia, in tutti i campi della civiltà medievale amalfitana per i giovani, per i giovani. Voglio solo rubare un minuto. In questo bellissimo libro, che io l'ho riletto, questo fu pubblicato qualche anno fa, è un po' la biografia di Vittorio Perrotta, I 627 scalini, un libro bellissimo, mi hanno colpito 2 punti che voglio sottolineare. Vittorio Perrotta racconta a un certo punto che il padre lo teneva a bottega, il padre era sarto, teneva il negozietto lì, quando, al Tondo Volpe, e lo teneva praticamente a bottega per 30.000 lire, mi pare, 30 lire a mese. Ebbene, Vittorio Perrotta, che già aveva delle aspirazioni, che cosa faceva di queste 30 lire? Studiava, comprava i corsi, le dispense di inglese, francese, spagnolo, di lingue, studiava le lingue, quindi aveva già in mente, aveva già capito che la leva del successo è la conoscenza. Ebbene, questo particolare, chiudo, mi è venuto in mente pochi giorni fa quando ho letto una bella intervista sul Corriere del Mezzogiorno in cui Vittorio ricorda un ragazzo di Amalfi che da qualche anno ha messo su un ristorante a Cuba.
Ebbene, questo ragazzo di Amalfi, ecco il nesso. Una decina d'anni fa, quando io cambiai casa e dovetti fare il trasloco dei libri, mi ha dato una mano appunto a spostare i libri. Io gli chiesi se voleva dei libri e lui mi disse: professore, datemi delle grammatiche, una grammatica di francese, una grammatica di spagnolo. Io mi ricordo che tenevo le mie vecchie grammatiche di francese della scuola media, eccetera, di spagnolo perché ho fatto gli esami di spagnolo all'università. Ebbene, questo ragazzo è a Cuba, spagnolo, francese, dove attualmente ha un grosso ristorante, un ragazzo di Amalfi. Ecco il valore dell'esempio. E con questo rispondiamo anche alla domanda di Alfonso Conte. Forse Vittorio, se non si fosse allontanato da Amalfi, probabilmente non sarebbe diventato quello che è diventato e non avrebbe contribuito allo sviluppo dell'economia. E qui passo la parola al nostro carissimo Mario. Grazie, grazie professore, grazie. Buonasera a tutti. Do il microfono. Vittorio Perrotta è veramente un personaggio straordinario. Io non l'avevo mai avuto modo di conoscerlo così da vicino, ne ho sempre ascoltato dai racconti di tanti questa figura mitologica, quest'uomo bruno di carnagione, saraceno, poi ci entreremo nel merito del saraceno, che ha vissuto un po' qua, un po' là, e tutto quello che toccava diventava oro, ed è diventato oro. Diciamo che Vittorio, in questo libro che io ho letto con grande piacere in questi giorni e attraverso cui si ha l'idea di che personaggio lui sia, parte dai tempi in cui il ragazzetto si trasferisce ad Atrani, ritorna ad Atrani perché da Montemiletto, paese della mamma, durante il periodo della guerra, ritorna ad Atrani ed è da questo ritorno ad Atrani che prende il via la sua storia, la storia raccontata in maniera sublime in questo romanzo, che passa dallo spiaggismo al salotto, che arriva a Parigi, narra di due donne, di tre figli, di una terza compagna, il cui rapporto, quello con Janaris, è il più lungo di tutti, 25 anni. Ed è una gran bella storia, veramente una bella storia. Lui, come dicevamo, tutto quello che ha toccato nella sua vita è diventato oro. Ora però, a poco più di 80 anni, giovanotto, ha deciso di riportare in costiera quella che è il suo essere uomo della costiera, e lo farà in un museo che a questo punto dedicherai a papà, perché ne parli del libro. Allora, che devo raccontare? No, mi devi dire, dedicherai a papà questo museo, così come dici nel libro? Sì. Perché questa scelta di dedicare a papà? Mamma, intanto a papà, hai dedicato genitori, a papà e a mamma. Per lasciare un ricordo più che altro. Ma che volete che Mo raccontiamo il libro, non ti preoccupare, mo raccontiamo la tua storia. La raccontiamo così come me l'hai raccontata in questi giorni. Però volevo partire da questo, perché tu comunque sei ritornato qua, cercherai di trasferire un po' delle tue cose che stanno in giro per il mondo qua, quindi l'intenzione è quella di vivere non più 2-3 mesi, ma allungare magari a 5-6 mesi l'anno. Sì, sì, esattamente, sì. Ho intuito bene. No, è benissimo, è quello che mi resta. Perché... Assolutamente, sei un giovanotto. Allora, tornando indietro, tornando a quella che era la storia personale di Vittorio Perrotta, ci sono una serie di passaggi.
Tu non hai un bel rapporto col mare, mi è parso di capire da questo libro. Perché? Un incidente in mare, quando ti tuffavi e volevi passare sotto alla... sotto al... che cos'era? Ad Atrani? Che cos'era? Un cunicolo, cos'era? Dove sta la gimma. Raccontiamoli. 5 metri. E ogni mattina mi tuffavo e passavo sotto sto scoglio. Ci fu una mareggiata. E dopo la mareggiata la sabbia era salita e mi sono buttato per fare la stessa cosa e sono stato incastrato sotto, non sapevo se andare indietro o avanti, alla fine continuai a andare avanti e scorticai tutta la schiena, tutto insanguinato, non ce la feci a uscire. Questo è un ricordo. È uno dei ricordi, perché poi vogliamo parlare del pollice con l'anzino quando andasti a pulire l'anzino. Quindi sto rapporto col mare un po' travagliato. Il pollice, la scheggia di legno del pollice, mentre pulivi il lanzino o sarracino, giusto? Ricordo bene, l'ho letto, lo scrivi tu. Soprattutto la cosa, l'incidente che mi portava, ma mi sparai ecco, nel piede. Ci cioè, sarei arrivato. No, come no, interessa, perché poi sono storie bellissime. No, mi sparai, volevo provare il fucile, avevo comprato un fucile d'occasione con la molla e lo stavo provando a casa, sentì arrivare mio padre, perché l'aveva comprato di nascosto da mio padre, e era carico, lo infilai sul letto, il coppo partì e mi entrò dal pollice fino quasi al mignolo, attraverso le tre dita, e mi portarono da Nadeo in braccio. E Nadea mi operò senza addormentarmi per un'ora a tagliare. Questa è stata una cosa che mi è restata tutta la vita. E poi un'altra volta era un problema, perché un amico che lanciò il fucile in mano, che aveva l'abitudine di No, l'altra volta andammo a Vesca Subacquea e avevo scaricato il fucile, lo passo a quello che mi accompagnava e me lo lancia in mare per prenderlo, e io guardavo come scendeva, mi venne come un dubbio, mi scostai e quando il fucile toccò per terra, la freccia partì, e da allora non toccai più nessun fucile. Allora, perché ho fatto tutta questa cosa? Perché lui ha vissuto di sensazioni. L'ultima era la sensazione, quella che questo fucile potesse far partire una fiocina e colpirlo. Lui ha vissuto la vita di sensazioni, ha costruito il suo successo con le sensazioni. Vogliamo parlare di quel veggente? Di che? Il veggente che ti disse tu avrai fortuna con i cavalli. Ah, sì, sì, no. Sì, sì. Però la fortuna con i cavalli in questo caso non è quella legata al trotto alla corsa, bensì legata a un particolare, ce lo racconti. Allora, quando ero ragazzo, avevo 13-14 anni, andavo in vacanza da uno zio a San Zorro del Sannio, provincia di Benevento, e venne un eremita, veniva a riparare una motocicletta che c'aveva, e mio cugino gli disse digli l'avvenire a Vittorio, e questo mi disse: quando sei stato bambino a 3-4 anni hai avuto un pericolo d'acqua, hai mancato di annegarti, ed è vero, sono caduto nella fontanella vicino al bar Savoia, avevo 2-3 anni. Poi mi disse: ti sposerai due volte. Allora non c'era divorzio in Italia, era una cosa impossibile sposarsi due volte. E questo si è avverato, anche questo dopo. E mi disse: farai fortuna con i cavalli. E questa storia la raccontai un giorno a tavola con Joël Robuchon e un altro amico mio. Joël Robuchon è stato più grande cuoco francese, è stato nominato più grande cuoco del mondo negli anni 90,
E allora c'era uno degli amici che aveva una scuderia di cavalli, io lo facciamo, compriamo un cavallo a soldo e comprammo, mettemmo 50.000 lire, no, 50.000 franchi ciascuno e furono comprati una vendita dall'asta, ma come i prezzi furono molto bassi ne comprarono due. I due cavalli non vinsero mai, uno solo arrivò secondo una volta. No. Dunque, non era vero che avevo fatto fortuna che cavalli. Però, anni dopo, mi sono ricordato, quando sono arrivato a Parigi, avevo sognato, avevo fatto un sogno con, come si chiama, Salvatore, avevo sognato di Salvatore Gargano, mio padre gli prendeva le misure. E quando mi sono svegliato la mattina mi ricordavo dei numeri, che dei centimetri del girotaglia, cosa. E dico, se era in Italia, a Amalfi soprattutto, se andava a giocare al bancolotto questi numeri che mi erano restati in testa. E allora era di domenica e c'era la corsa dei cavalli, il Tier 6 in Francia. Andai a giocare questi numeri, anche se non sapevo neanche giocare, domandai a uno di giocarmeli, 3 franchi giocai, e vinsi, arrivarono nell'ordine, tutti e tre, e vinsi 15.000 franchi, so come oggi, non so, 1.500 euro, costi 1.500 euro. Andai per caso a una vendita all'asta di oggetti d'arte e in quella vendita all'asta c'era una vendita di tessuti di alta moda, di un fallimento, e questi 1.500 franchi comprai questi tessuti proprio per niente, perché non interessava a nessuno, nessuno era interessato per i tessuti, e i 1.500 euro diventeranno quasi 100.000 euro. Dunque feci fortuna che cavalli, incominciò a far fortuna, che aveva ragione l'indovino, avevo fatto fortuna con i cavalli, avevo incominciato con i cavalli, direttamente incominciato con i cavalli. E da lì diventasti l'uomo dei tessuti. Diventasti l'uomo dei tessuti. Poi andai su feci i mercati. Feci i mercati, ma non vendevo i tessuti, sui mercati mi sa vendere i vestiti. C'era una concorrenza enorme. Posso dire una cosa? Sì. Tu arrivasti, decidesti di iniziare a fare i mercati grazie a un'amicizia che, tra l'altro, tu conoscesti anche un professore che si era scocciato di insegnare. Sì, e faceva i mercati e vendeva con gli uccellini che si attaccavano. Si mettevano dietro la macchina e si muoveva. Questo mi porta un giorno. Mi portò un giorno, mi accompagnò lui, perché io non conoscevo niente dei mercati, andai con lui un giorno per vedere come funzionavano i mercati. E quindi tu diventasti l'uomo dei mercati, però il primo giorno, perché arrivasti per primo, non sapevo e non dire. Funzionava così, perché a Parigi c'era... un gendarme che dava le cose. C'è uno che si chiama Le Placier, che mette la gente, assegna i posti alla gente. Io non lo sapevo, arrivai il primo e mi misi tutta roba mia. Quando arrivarono un paio d'ore dopo, tutti quanti, io mi dico, che fai qua? Smondo. Ho detto, smondo, e mi misero al posto più brutto. Feci 3 franchi d'ingasso. Vendetti una cravatta soltanto, a memoria. Ma questo è il motivo per cui non porti mai la cravatta, non ho visto una fotografia in cravatta. No, ma solo veramente un'occasione eccezionale, ma è rarissimo. No. E così diventasti, come dicevamo, l'uomo dei tessuti. No, sui mercati non cominciai con questo, incominciai con la roba. Però poi però dopo c'è tanta concorrenza, che io ero piccolo e come conoscevo bene i tessuti, non c'era nessuno che vendeva i tessuti, perché era poca gente che ancora cuciva. E mi si a fare i tessuti, ero il solo. E piano mi rimisi a fare le confezioni. E scoprì che più vendevi basso, soprattutto roba di marca, più si vendeva.
Allora incominciava a comprare gli stocchi, andava a vedere le fabbriche, andava e comprava tutte le fine serie, le rimanenze, le cose dell'anno prima, la seconda scelta, i campionari, tutte cose. E vendeva al massimo 20% del valore, e così andò, partì in freccia. E qui sono nati gli outlets, che poi abbiamo chiamato dopo gli outlets. Allora, ma facciamo un salto indietro un'altra volta, perché Vittorio, che si fa i pesi con il cemento e il ferro per modellare il corpo, nuotava e arrivava sempre secondo, però lui ha portato bene, secondo, c'è stato secondo per un paio di volte, ma ti ha portato bene, cioè, solo nel nuoto non ti ha portato bene, però poi nella vita ti ha portato bene. E il Lanzino, le donne, ed è in costiera Lea Datrani, che lui conosce, la sua prima moglie, perché grazie alla sua prima moglie lui decide di andare a Parigi, di rincorrere questo sogno. Esattamente, sì. Allora, non c'è niente da fare, poi d'inverno ci annoiavamo e ci preparavamo il corpo, preparavamo noi stessi per l'estate, per le ragazze che arrivavano, avevo 16 a 7 anni, no? Assieme con Antonino Gambardella, Angelo Pimelli, ci avevamo fatto una piccola palestra da Drani e costruivamo, non avevamo soldi, avevamo costruito noi stessi le attrezzature e dunque facevo i pesi col cemento. Un cerchio di cartone, metteva il cemento dentro con un tubo. Quindi la cultura del fisico, perché doveva servire. È importante, sì, si aspettava tutto l'inverno. È così che ho conosciuto mia moglie, perché la prima moglie, la mamma mi domandò di fare una fotografia con la figlia, ci scambiamo gli indirizzi e corrispondemmo tutto un anno intero. E quando tornò, ci innamorammo. E come dovevo partire, andare in un paese o andare in Germania o in Inghilterra o in Francia, scelsi la Francia perché c'avevo questo appoggio e là è partito. Quando sono arrivato a Parigi sono stato innamoratissimo di Parigi e non volevo tornare più qua. Infatti dicesti, io da qui non mi muovo, voglio rimanere qua. E mi sposai nell'anno stesso, del 60. E iniziaste a lavorare con tuo suocero. Sì, prima ero commesso, facevo il commesso da mio suocero per 2-3 anni, poi mia moglie mi lasciò e mi trovai senza lavoro. Allora, quando mi presentavo a un lavoro arrivavo sempre troppo tardi, stavo già per te vidi che allora gli italiani non erano tanto veramente ben visti, era un po' come gli arabi di oggi. Allora pensai, misi io un annuncio sul giornale e ebbi tante risposte, di cui una, un signore che apriva un negozio in periferia di Parigi e cercava qualcuno. Dunque lo chiamai, andai a trovarlo e quando arrivai a questo indirizzo era un bar con le ragazze dentro che lavoravano. A luci rosse, lo possiamo dire. Era il proprietario di questo Rosario, si chiamava. E lui aveva investito facendo questo negozio in periferia. Dunque mi prese e la sera, quando perché era per andare a lavorare, andava alle 5 del mattino, dovevo prendere il metrò, poi il treno, poi il bus per andare fino al negozio e poi la sera la stessa cosa. Delle volte venivo con lui in macchina, mi accompagnava fino al bar suo e restavo là a lavorare, lavoravo pure la notte nel bar, così. Sì. Si chiamava Rosario il bar, giusto? Rosario si chiama. Che poi era il nome di uno calabrese che lavorava. Del Buttafuori, era il nome del Buttafuori italiano che stava lì quando mi vede che guardava il bar, non aveva la testa del cliente per il bar. Ma tu che fai, che vuoi? Dico, non cerco Ciurbaciov, si chiamava il proprietario. Ma dici, è qua. E mi porto lì. E questo dopo, questo ragazzo, era un mezzo
qualcuno che aveva avuto problemi con la legge, stava nella legione straniera, uscì dalla legione straniera e faceva questo lavoro. È diventato il proprietario del nightclub più famoso di Parigi. E ha due figli, una avvocata e l'altra è notaio. Molto... Ecco qua. Questo... Allora, tu, vabbè, abbiamo passato tutto il momento difficile dopo la separazione con tua moglie, il fatto che hai lavorato per un po' di tempo. Là non avevo ancora i documenti per fare, esatto. Io volevo fare i mercati. Dunque, ho fatto la domanda per avere la nazionalità francese, per poter, perché non si poteva, uno straniero non poteva essere a conto suo all'epoca. E fui aiutato da un magistrato, un altro magistrato che era un parente della mia ex moglie, che mi fece avere la nazionalità e andai sui mercati e cominciai a zero completo sui mercati. Il primo giorno avevo 1000 franchi. Cioè, come 1000 lire, quindi 800, 700 lire di benzina e 300 lire il posto del mercato. Non avevo neanche una lira, mi ha detto solo una cravatta. Tre franchi. E la vendesti al marito della signora che poi iniziò a comprare le stoffe. Sì, poi diventò una grande cliente, sì. E poi il giorno dopo fece 7000 franchi su un altro mercato e poi partì. Piano piano però partì. Lui aveva l'abitudine poi di conservarsi i soldi. Ah sì. Conservavi. Ah, stavo molto attento, sì, perché quando uno incomincia così a lavorare, è la prima cosa che deve fare, non sprecare. Era utile. Adesso. Conservavi i soldi, ma tornavi a casa e mettevi l'equivalente in lire di quello che guadagnavi in Italia con tuo padre, no? Tutti i soldi, sì, no. Mettevi da parte l'equivalente in lire, giusto? Come mettevo da parte? Le 30 lire che tu guadagnavi in Italia te le mettevi da parte. No, di più, più? Molto di più, no, 30 lire. No, quando iniziasti a fare i mercati, sì, quando vedevi qualcosa in più. Mettevo di più, sì. Stavo attento, però tutti i soldi che prendevo li investivo sempre, no? Li investivo molto, compravo molta roba. Lui era un grande pattinatore, sì. Da visitante. Grande no, perché avevo dei pattini tutti rotti, passavo più tempo ad aggiustarli che a correre, però sì, è stata la mia passione, i pattini, anche i miei fratelli, la stessa cosa. E se quella Super 8, se quella telecamera, quella videocamera Super 8 avesse potuto registrare quelle corse, sarebbero finite sicuramente. Non ci stanno. Allora, lui che cosa fa? Dopo la separazione con la moglie, decide di farsi una vacanza sulla neve, giusto? Fai una vacanza sulla neve. Ah sì, e no. Ecco, aspettavo per partire sui mercati e mi dico da fare una settimana, il primo giorno mi ruppi la gamba. Perché pensavo che gli sci fossero come i pattini. Perché andiamo a raccontare tutti i libri? No, vabbè, però sono belli questi episodi. Mi ruppi la gamba e abitavo al sesto piano senza ascensore, dunque restai bloccato per 2 mesi. Ma ti sei scocciato, vogliamo chiudere già? Eh? Ti sei scocciato, vogliamo già chiudere, non puoi più raccontare. No, no. Sì, sì. Ah, è bello quel passaggio dei pattini, l'ho fatto per ricordare quando eravate ragazzi. Quindi pattinavi sulla costiera e pensavi che potesse essere la stessa cosa sulla neve. Beh, il momento più bello che mi è restato come ricordo bellissimo è stato quando sono partito da Amalfi, che i 4 amici miei mi hanno accompagnato fino a Salerno con il pullman: Emilio Palladino, Andrea Milano, Ennio Iovane, Ennio Proto, Mario Proto. Allora per andare a Salerno ci volevano 15-20 lire, nessuno ce l'aveva, avevano fatto un sacrificio enorme per accompagnarmi.
e quella è stata una cosa che dopo ho pensato a questo, ci penso sempre, è stata una cosa molto bella per me. Cosa rappresenta per te l'amicizia? L'amicizia è una cosa, delle volte può essere anche più importante della famiglia. L'amicizia è una cosa che non c'è fine, può essere anche deluso dell'amicizia, però quando c'è una vera amicizia è formidabile. Senti, tu hai avuto tre donne importanti nella tua vita, la prima moglie, la seconda, e poi c'è Yanaris, sì. Stupenda padrona di casa. Ognuna di queste donne ha lasciato in te una traccia, qualcosa? Ti ha dato una spinta, ti ha dato una spinta propulsiva, ogni donna. E per lavorare? Sì, mi hanno aiutato pure. La prima, diciamo, grazie a lei, che se non la incontravo forse non sarei andato a Parigi, non avrebbe cambiato tante cose. Lei per il lavoro non mi ha aiutato, è stata un'esperienza, non bella, ma è stata un'esperienza. La seconda mi ha aiutato, abbiamo lavorato assieme, mi ha aiutato molto. E la terza, la seconda è stata di grande aiuto perché ti ha aiutato nei mercati, ti ha aiutato, ma ti ha aperto il primo negozio. Ha tenuto il primo negozio, sì. Poi, due figli con lei. È stata la famiglia, insomma. E quando la macchina ti lasciò, la prima macchina ti lasciò a piedi, che pensaste? No, avevo una camionetta che faceva i mercati. Ho fatto i mercati per 2 anni. Avevo aperto un negozio e facevo i mercati. Avevo aperto il secondo negozio e continuavo a fare i mercati. Al terzo negozio ho portato la roba con questa macchina, una camionetta, era scaricata, tutto, parcheggiata. 2 giorni dopo, quando sono voluto andarla a prendere, la macchina non è partita, non stava niente da fare, ho chiamato un meccanico e dice è morto, è finita. Mi ha detto, come mi avesse detto, adesso basta con i mercati. E avevo lasciato i mercati e ho detto, aprivo ogni due anni un negozio. E poi ti trovasti a comprare una Rolls Royce, giusto? No, quella era per la pubblicità. Il mio sogno era di fare un camion grande con una Rolls Royce. Non c'ero riuscito e poi in l'occasione compra questa Rolls Royce che era un po' un break di caccia. E lo trasformai in una camionetta. E mi è fatta una pubblicità enorme. Partecipai anche a un'emissione per televisione, una catena importante che durò 16 minuti, era di domenica, il giorno, la settimana dopo, triplicai gli ingazzi nelle cose, una pubblicità enorme. Perché... Tu hai comprato di tutto, 1000 parrucche, gli stetoscopi, ma la cosa più bizzarra, oltre a queste che hai comprato, qual è stata? Gli stetoscopi? Perché comprava in dogana, la roba sequestrata in dogana, e soprattutto tessile, scarpe, roba qua. E un giorno c'erano 700-800 stetoscopi, li comprai a 10 franchi, non sapevo niente, no? Li comprai perché erano un prezzo basso, e li misi nel negozio sul banco a 29 franchi. Venne un dottore, comprò. Vende un'altra volta, ogni tanto si vendeva uno. Poi venne uno dell'università di medicina di Parigi che comprò, quando tornò di senso mi mette l'annuncio, questo è importante, mise un annuncio all'università e ci rivendetti in 2 settimane. Questo era uno stetoscopio ultra sofisticato giapponese che fu sequestrato in dogana perché non era omologato per la Francia e mi disse questo è il migliore che esiste e costava sui io ne ho 29 costava sui 100 franchi 150 franchi e vende tutto in una settimana e le parrucche un'altra volta uno stock di parrucche pure sempre in dogana.
Un migliaio di parrucche, pure le vendette in pochi giorni. A prezzi molto, perché nessuno comprava le parrucche, io prendevo il rischio, il prezzo era basso e compravo. Hai sempre comprato tutto? Ovviamente. Più o meno. Beh, sempre, anche sono appassionato d'arte. Io compravo anche un oggetto, non tanto perché era bello, delle volte perché costava 3-4 volte in meno. Ma oggi ho capito che non devi comprare il più caro possibile nell'arte. Più compri caro, più è bello. Hai comprato anche quei contenitori di ceramica che usavano nelle farmacie, ricordo bene. Sì, sì, c'è una collezione di vasi di farmacia, sì. Cosa daresti per riavere la tua collezione di francobolli? No, non mi interessa più, no, è stata una grande delusione, no? La più grande delusione della vita. Però mi ha aiutato i francobolli. Io ho cominciato i francobolli a 8-9 anni. Attraverso i francobolli tu studi un po' di coltivo, no? Dunque, una grande passione. Mi ricordo quando Pio XII è morto, stavo a Roma, avevo speso tutti i soldi che c'avevo per comprare il francobolli, avevo speso 20-30 mila lire. E quando mi ruppi la gamba, per me avevo un capitale, avevo come se 50-60 mila francobolli. Dico, adesso li vendo, stavo senza soldi, e li misi a una vendita all'asta. Però non diedi il vendaglio, diedi i francobolli, e quando io stavo a letto non ci potevo andare, furono venduti 1500 franchi, 150 franchi, erano 15.000 lire. Solo a Roma avevo comprato per 30.000 lire, perché quella vendita di francobolli erano 50.000. Poi mi hanno detto che quelli, nell'ufficio di quelli che li vendevano, cioè, erano presi i migliori, perché non avevo dato l'inventario. Voglio dire una cosa, l'ennesima coincidenza della tua vita è legata all'annullo speciale in occasione della nomina di Magister. Cioè tu avrai anche un annullo speciale quest'anno. Non tu, ma il capodanno di Zambì. Quindi questa è un particolare che stranamente ti cade addosso, cioè quello dell'annullo speciale, visto che tu sei un amante della filatelia, lo sei ancora, ci sarà un annullo speciale. Sull'anno sul francobolli. Bellissimo. Quindi poi il prossimo libro aggiunge anche questa casualità. Vedo che sarà un prossimo libro. mai dire male. Senti, tu parli di persone che ti hanno, quelle persone che ti hanno osteggiato, che hanno cercato di metterti il bastone tra le ruote, alla fine, una bella fine proprio non l'hanno fatta. Uno fu l'uomo che poi si avvicinò alla tua prima moglie, poi c'è stato un architetto, poi gli altri c'è stato. La prima volta un ragazzo di Amalfi che ha corteggiato mia moglie, e lei era d'accordo, è un ragazzo, era un amico, e aveva talmente odio per questo ragazzo, una rabbia forte contro di lui, non poteva fare niente. Questo ha avuto un incidente d'auto, dopo 2-3 mesi è morto, fortunatamente. Stavo con un altro amico mio, sono morti tutti e due. Poi mi sono accorto che ogni volta che qualcuno faceva del male gli succedeva qualcosa. E c'è stato. Non state attenti, eh? E c'è stato questo architetto che si è accanito perché voleva fermarmi con un negozio, faceva di tutto. E portavo ogni 2-3 mesi una commissione per chiudermi il negozio, e un giorno dice, dopo essere venuto tante volte, fortunatamente conoscevo qualcuno che mi aveva veramente aiutato, dice, siamo venuti qua stamattina,
ma non serve a niente, perché il signor Perrotta è protetto, è molto protetto, non serve a niente. Allora io ho sentito, il signor architetto, ho saputo adesso che era l'architetto del palazzo, del condominio, e l'avevo buttato fuori perché non so che cosa aveva fatto. E io ho detto, io allora non c'ero, non ero proprio l'area del negozio, dunque non c'ho niente da vedere. Risa così a bocca aperta, e quando se ne andò mi strinse la mano e non dice più notizie. Però ebbe un tumore. E allora racconta queste cose, è curioso il fatto che ripeta lo stesso refrain, no? Chi ha tentato di farmi del male. Tu ne hai viste di tante di persone alla tua vita, ne hai incontrate tantissime, in particolare affaristi e uomini senza scrupoli. C'è stato mai qualcuno di questi che ha cambiato nella tua visione delle cose? Lo hai inizialmente scambiato per un affarista e poi si è rivelato una persona per bene? Diciamo che io ero molto prevenuto. Non mi fidavo di nessuno, mi fidavo una volta che lo conoscevo. Attorno a me ho avuto proprio qualche imbroglione, sì, non molti. Anzi, era molto. Io stavo nell'ambiente degli ebrei e francesi, il commercio del tessile era venuto da loro. Era uno, diciamo, forse il sole che non era ebreo. E ero molto, molto, molto rispettato. Ancora oggi, quando li vedo, come una famiglia per me, tutta raccolta a braccia per tutti quanti. Cioè, 9 su 10 degli amici sono solo ebrei. Qualcuno sì, è un po' imbrogliato, ma non troppo. No. Senti, Vittorio, sono tante le svolte della tua vita e tante le persone che si incrociano con queste svolte. Possiamo dire che una in particolare è stata quella con l'incontro con Casciarelli. Sì, Casciarelli era un amico mio. Era l'inizio dei mercati, è lui che mi ha fatto partire in freccia, era che ho capito che bisognava vendere le marche. E questo amico gli ha domandato, è un giovane che sta incominciando, vai e fine sette, no, io non ho niente, c'è una stanza piena di roba, la brucerò e non rompo il mercato. Alla fine mi lasciò prendere e andavo tutti i lunedì. Sceglievo quelle che voleva, dovevo tagliare le marche, tagliare le etichette. Uno su 10 le lasciavo e mi rivendeva a 10 franchi, mi vendeva 29 franchi, valevano 300 franchi. Là ho venduto veramente molto, perché era il momento in cui era più alla moda per cacciare. E di lì c'è stato il salto di qualità nell'attività professionale. È là che ho capito che la gente voleva le marche, è là che ho cominciato a cercare marche conosciute, che ho lavorato con Moschino, con Adidas, Nike, tutte queste marche qua. Poi quanti negozi hai comprato? 10 negozi, tutti prima piccoli, poi più grandi, erano tutti grandi, il più grande faceva 1000 metri quadri. 990 metri, perché a 1000 metri poi c'è un'altra legge. Adesso vado a memoria. Sì, l'ho studiato bene. E poi mi presento preparato agli appuntamenti. Ah. Come? Mi presento preparato agli appuntamenti. Bravo. Quindi 990 metri quadrati, perché? Perché a 1000 metri c'era un'altra legge, c'era cose di sicurezza molto importanti, qua basta, 1000 metri era già troppo. I motivi di sicurezza che ti addusse poi quell'architetto che cercò di... No, questo è stato dopo. Successivamente.
Tu nel tuo libro hai fatto spesso qualche riferimento agli eventi, ai social network, se fossero esistiti i social network, probabilmente il filmino di te che correvi sui pattini sarebbe stato pubblicato, oppure la foto scattata con tua moglie ne avrebbe avuto, non sarebbe stata unica, ma ce ne sarebbero state tante se fosse stata scattata con un telefonino. Tu hai vissuto due epoche completamente diverse, quella in cui si usciva con l'anzino a remi e quella di oggi in cui il mondo ce l'ha in tasca attraverso il telefono. Quale preferisci di più, quella di un tempo o quella di oggi? Uno preferisce sempre quella di un tempo perché sei più giovane, cioè, sono quelle cose, l'età non apprezzo, diciamo che la vita è fatta così e preferisco tutti e due, sono contento quando ero bambino e adesso l'età è là, bisogna accettare. Ci sono ricordi che ti compaiono spesso nella mente, cioè cosa ricordi più spesso della tua grande esistenza, perché possiamo dirlo, una grande esistenza? Beh, già ricordo mio padre, che era sarto, che faceva due vestiti a settimana. Vendeva un vestito a 2500 lire di manodopera. Poi, quando io mi sono messo a fare, aveva migliaia di vestiti, una soddisfazione enorme. Questi sono ricordi. Poi mi ricordo di un particolare che mi fa piangere. Vengo con mia madre, veniva un venditore di roba già usata ad Adrani, non c'è nel libro, avrei dovuto metterla. E un giorno mi comprò una giacchetta alta di un pigiama. Vuol dire di se avessi avuto 1000 lire in più, se avessi avuto 1000 lire, ti avrei comprato anche il pantalone. Senti, tu la notorietà l'hai conquistata non soltanto con questa Rolls Royce che scorazzava per Parigi. La guidavo io e scaricavo io e i genitori, i commercianti, i grossisti dicevano ai figli: guarda Vittorio con tanti negozi, è lui che carica, è lui che scarica. E oggi uno di questi è diventato molto importante, ha 8000 impiegati, l'Antrivé.com, è conosciuto mondialmente. E questo era uno di questi ragazzi che il padre diceva: guarda Vittorio, prendi esempio. E la tua notorietà però è arrivata anche dalla televisione, che facesti 22 minuti di diretta televisiva. 16 minuti, mi seguivano con la Rolls Royce, mi seguivano attraverso tutti i negozi, parlavano dei prezzi, delle cose, di quello che vendevo, del mio lavoro. Poi come hai conosciuto Cuba? Cuba? Ma così, un giorno dovevamo in vacanza a qualche parte con due amici e avevano scelto Cuba, Cuba pure sono stato innamorato. La prima volta è stata una cosa fenomenale, adesso non è più uguale, però Cuba è bellissimo, soprattutto La Habana. Poi sono tornavo due o tre volte all'anno. No. Hai conosciuto mai Fidel? Sì, l'ho incontrato. Sono amico con i figli. Uno è venuto pure ad Amalfi, 3-4 anni fa. Com'era Fidel? Semplice, ti dà del tutto, parli col più con loro. No, era un uomo eccezionale. Peccato che ha fatto molto per Cuba, ha fatto quello che ha fatto, perché prima c'era miseria, ha messo tutti allo stesso livello. Però questo non può durare, non può essere normale che un chirurgo guadagna la stessa cosa che uno spazzino, guadagna tutti uguali. E questo può durare un po', ha dato l'istruzione a tutti, hanno fatto l'università a Cuba, tutti.
Beh, adesso è finito, cioè, è finito queste cose, non si può più fare, non si può più vivere così. Non, siamo tutti uguali, è vero, però c'è la differenza fra lo scienziato e un autista di macchine, non siamo sicuramente tutti uguali. Se il professore diceva prima, ho il dubbio che se Vittorio Perlotta fosse rimasto in costiera probabilmente non sarebbe diventato quello che è diventato. Sei convinto anche tu di questo? Non lo so, no, perché anche qui si può fare, dappertutto si può fare fortuna, bisogna cogliere il momento buono e avere l'idea, inventare qualcosa, no? Adesso stanno due ragazzi di Amalfi, Andrea Carrano e Gianni, che stanno a Cuba, che hanno aperto un ristorante, con molte difficoltà perché non danno a tutti i permessi di lavorare a conto proprio. E funzionano, e il ristorante funziona migliore a Cuba. Che consiglio riesci a dare a un giovane? Ti senti di dare a un giovane? Visto che questo evento comunque quest'anno è stato realizzato ricordando i mercanti di un tempo, ma anche quelli che dalla fine dell'Ottocento fino ad oggi hanno tessuto rapporti commerciali, che consiglio ti senti di dare ai giovani? Ai giovani consiglio che bisogna riflettere, pensare, cioè trovare idee, però è la cosa che penso io, la cosa che fa più riuscire nella vita è la necessità. Che io quando ho incominciato, quando, la fame. Quando ho incominciato, mio padre diceva sempre il miglior piatto è l'appetito. Ed è vero, quando tu hai fame, qualsiasi cosa è buona, quando non hai fame anche una cosa bellissima non è buona. Ma, la migliore soluzione è appunto la fame, cioè quando si ha fame. Sì, dunque io quando incominciavo i mercati avevo un lavoro a 400 franchi al mese, 40.000 lire al mese. Se avrei guadagnato 60 non mi sarei lanciato. È stata veramente la necessità di lavorare che ti fa riuscire nella vita. E poi qualche cattiva persona attorno a te che ti dice una brutta cosa, dice quello non è buono a niente, quello non arriva a niente, quello pure distruggi. Eppure va in disgrazia, no? Andate in disgrazia qualcuno te l'ha detto, sì, no? Sì, sì, sì. Mio suocero, il migliore del mondo è quando sua figlia mi ha lasciato e ha detto a una persona, a Vittorio, non farà niente, non è buono a niente. Poi quando sono riuscito, mi dice che peccato che vi siete separati, perché assieme con mia figlia avreste fatto tante cose. Senti Vittorio, un altro paio di domande e poi ti lascio andare perché vedo che parlerei tantissimo con te, è davvero tanto il materiale su cui poter parlare, dialogare, di cui raccontare. Sei sempre un inguaribile ottimista. Un inguaribile ottimista. Ho paura, però sorpasso la paura. Ho paura che mi succeda qualcosa, no? Questa paura qua, però sono sempre ottimista, molto ottimista. Lo sei stato anche quando conducevi gli affari oppure l'hai fatto senza... No, sono stato sempre ottimista, sì. Poi gli amici ti aiutano molto, gli amici è molto importante l'amicizia. C'è una cosa che mi ha colpito, è che tu quando acquistavi un immobile, un negozio, mettevi da parte dei soldi come se prestassi a te stesso il canone d'affitto. Come se prestassi a te stesso il canone d'affitto.
cioè stabilivi un canone. Avevo l'idea mia, è stata quando compravo, normalmente si comprava il fondo di commercio, il diritto di entrata. Allora io cercavo di comprare i muri e prendevo un credito in rapporto all'affitto del negozio, quindi l'affitto lo facevo io e pagavo il credito, lo pagavo con mia, e così sono diventato proprietario di una ventina di negozi a Parigi, perché anziché pagare un fitto e essere solo proprietario del commercio, compravo i muri, nel senso che quando potevo compravo i muri. Senti, tu hai scritto questo libro che si intitola 627 scalini. Ma quanti pensi di averne percorsi nella tua vita? Quanti pensi di averne saliti nella tua vita? Con le cose che hai fatto? Meno di 627. questa è una storia, non, l'hai letto di quando è scoppiata la guerra, mio padre è partito, ci ha portato tutta a Montemiletto, perché si diceva che qua a morte sarebbe stata bombardata. Dopo siamo restati 2 anni a Montemiletto. Io sono partito che avevo 2 anni quando è letto. Sono tornato all'età di 4 anni e era un'altra casa, non era la casa dove ero nato, ero giù sulla piazza di Adrani abitavo. Al mattino quando mi sono svegliato ho preso il cammino di questi scalini per andare fino sopra a Santa Maria del Bando. E non ti trovavano più? Non mi trovavano più. È stato un istinto, ho ritrovato il posto dove sono nato, da solo. È strano questo, no? Una cosa... C'è una foto, l'ultima foto di questo libro, che ti ritrae mentre sali le scale della chiesa del San Salvatore. È là che sono stato battezzato. Ed è là che sarai nominato magistro, lo sai? Ah, sì. Ero anche il chierichetto, ho fatto il chierichetto in quella chiesa. E una volta in quella chiesa, era di domenica, una messa alla domenica, c'erano due signore, una a fianco dell'altra con dei scialli con delle frange. Durante tutta la messa ho fatto i nodi alle due scialle e me ne sono andato. Ho sempre pensato, peccato che non sono stato per vedere cosa hanno fatto, perché le scialle hanno dovuto tagliare per separarsi. È terribile. Saraceno, ma Carosone non ti ha mai conosciuto? Non ti ha mai visto Carosone? Renato Carosone no, non ti ha mai no, visto? No. Mi chiamavano lui Saracino, che era nero. La mattina mi alzava al mattino e buttava a mare. Adrani stava sulla spiaggia quando abitavo. Dunque mi alzavo con la mutanda, andavo a mare, rientravo al pomeriggio. Non mangiavo neanche a mezzogiorno. Sta sempre a mare. Hai mai avuto invidia? Conosci l'invidia? Sfortunatamente c'è l'invidia. Io non ho mai avuto invidia per qualcuno, però quando mi dicevano quello è invidioso di te, dice, no, non è bene, poi mi sono accorto che c'è l'invidia, e c'è un po', diciamo, dalle parti nostre, c'è sta un po'... Ma dipende pure con chi. Io penso che non ho molti nemici, non penso che c'è gente che mi invidia qua sulla costruzione. Penso che mi voglio tutto bene, perché io voglio bene a tutti. Sei stato il re degli affari, oggi cosa ti senti di essere? Quando uno può riuscire assolutamente, da mia destra pensavo che era il migliore del mondo, e quando sono andato sui mercati avevo scritto sulla camionetta Vittorio il re degli affari e mettevo i giorni dei mercati, dove quale mercato stavo scritto, io pensavo che la gente guardava e veniva sui mercati, no, non è vero, però mi sono preso io per il re degli affari, nessuno mi ha detto che ero il re degli affari. Oggi sei un po' il re dei due mondi, sei un po' il re dei due mondi, di tre continenti diversi.
ti senti un po' il re di tre continenti. Non mi sento re, no, ho il piacere, no, non mi sento niente, no, sono contento come sono, sono semplice. Adesso questa nomina che ho avuto mi ha molto meravigliato, sono contento, sono fiero, ma non mi piace essere troppo... Sei modesto, sei riservato in questo, però hai fatto una bella dedica. So che questo titolo lo vuoi dedicare a qualcuno. Sì, penso molto a Emilio Palladini, un amico mio, che tutti conoscono ad Amalfi. Lui era fiero di me. Sento che oggi sarebbe stato veramente contento. Mi piace molto che non sia qua. Com'era il tuo rapporto con tuo padre? Era duro, molto duro, perché allora io non dato quando schiaffa un figlio, sì, ci ho schiaffettito così, ma mio padre ci menava con la cinta, una volta mi si è rotta la cinta dandomi il botto, per niente. Quando ci penso, che, sì, facevo le cose che fanno i giovani, niente di più, era molto duro mio padre. Cosa penserebbero di te oggi i tuoi genitori? Lui è venuto a Parigi quando ha aperto il canzone Gorgia, così era molto contento, è venuto con un zio mio di Salerno, sono venuto assieme, nel 70. Ci possiamo fermare? Fermiamoci. Va bene. Grazie, io invito quella consigliera delegata alla cultura del Comune di Malpensa Cobalto, il sindaco Daniele Milano, il sindaco di Adrani, eccolo qua. Lascio a voi il microfono, grazie Vittorio. Io me ne vado. No, devi stare qua, sono i sindaci. Ecco a voi. Si era compatto dov'è? Allora Vittorio. Il 31 agosto è la giornata di apertura del Capodanno di Gandino, dedicato a un momento culturale organizzato dal Centro di Cultura Estano Amalfitana, che è il momento dell'intervista. È il momento in cui un artista si presenta alla cittadinanza. Sono sicuro che tra il pubblico ci saranno sicuramente tanti amici e persone che conoscono, anche persone che sono venute a conoscere per la prima volta che è il nostro magister di città. Il premio è stato creato nel 2012 all'interno del Capodanno bizantino per riconoscere ad una personalità amalfitana, della amalfitana del territorio dell'antico Italia, quindi praticamente l'intera costiera, l'origine e la traduzione, che ha particolarmente meritato in uno dei campi in cui gli amalfitani eccellevano nel Medioevo. Prima di ogni altra cosa, gli amalfitani sono stati dei grandi mercanti, quindi oggi premiamo la tua storia di imprenditore di successo che è partito da Adrani e si è fatto valere, come ci ha ricordato Mario nell'intervista, in tre continenti. Domani invece sarà l'occasione, lo dico per quanti ci ascoltano anche in streaming, della parte più eminentemente rievocativa storico-culturale, con il corteo storico, l'investitura della cappella del San Salvatore del Diretto, la fortuna di Latina e poi il rientro ad Amalfi per un saluto alla cittadinanza dall'alto della cattedrale. È una grande occasione per noi per dirti grazie per aver fatto grande il nome della Costa d'Amalfi in questi anni, che hai portato insieme alla tua attività imprenditoriale, ma è soprattutto un modo per dire bravo a qualcuno che è partito da qui, che è una cosa che solitamente, forse anche un po' per quelle invidie di cui si è parlato nell'intervista, tendiamo a non fare. Questo credo quindi vale dubbio. Lascio la parola ad Enza, poi a Luciano, prima di consegnarti i due pensieri dall'amministrazione di Amalfi e di Adrani. Grazie. Io in realtà ho pochissimo da aggiungere, perché Vittorio Perrotta fino a qualche settimana fa per me era una sorta di leggenda metropolitana. Era questo ragazzo partito da Amalfi che aveva girato il mondo e fatto una grande fortuna. Poi
in questi giorni ho conosciuto un qualcosa, una persona che va ben oltre le sue capacità imprenditoriali, e l'ho conosciuto tramite le sensazioni e le emozioni che mi ha trasmesso lui, le persone che gli stanno intorno, e la cosa più bella sono stati i racconti delle persone che mi fermavano per strada fino a qualche minuto fa, qualche secondo fa, e mi raccontavano qualche aneddoto su Vittorio Perrotta che non si può sicuramente racchiudere in un'intervista di un'ora, in un libro. E Vittorio Perrotta va, è il sunto di tutto quello che di buono ha questa terra, nella sua storia, nella sua gente. È stato caparbio, è stato capace, è altruista, è generoso, è umile, è tanto. E poi ha un nome che a me è particolarmente caro, perché il nome del mio nonno, il nome del mio compagno, e ho sempre pensato che nel Vittorio ci fosse qualcosa di buono, c'è molto più di qualcosa di buono, e io la ringrazio, ti ringrazio, perché mi rimprovera sempre che io lo chiamo signor Vittorio e gli do del voi, ma mi viene spontaneo. Quindi Vittorio, ti ringrazio per l'esempio che ci hai dato. Io a volte pecchiamo in una cosa, quindi della mia generazione, pecchiamo nel trovare in questo luogo un alibi al nostro insuccesso. A volte diciamo, se fossi rimasta fuori, se fossi andata fuori, forse la mia vita sarebbe diversa, no? Vittorio in questi giorni e stasera ancora di più mi ha insegnato che di necessità virtù, volere è realmente potere. Quindi grazie per il bellissimo esempio che ci hai dato. A Parigi, quando ho avuto la gamba rotta, stavo in una camera di cameriere che faceva 4 metri quadri, avevo scritto attorno alla stanza volere e potere, vouloir c'est pouvoir in francese e where there is a way, there is a way in inglese, volere e potere, l'avevo sempre rimbetto a me. A volte lo dimentichiamo, a volte aspettiamo sempre che sia qualcun altro a prendere delle decisioni per noi, a spianarci la strada, invece no, quindi grazie davvero. Bene, io sarò ancora più breve, perché oltretutto abbiamo capito che Vittorio, se uno dice qualcosa, non incomincia anche a essere pericoloso, no? Per cui dobbiamo per forza parlare bene di Vittorio, no? Vittorio è un amico, lo conosco da tempo, conosco la sua semplicità e la sua modestia. Il professore Conte ha detto è un uomo di genio, il che è vero, però è anche un folle, perché io credo che oltre la genialità ci vuole la follia. Follia nel senso di coraggio, e coraggio di credere in quello che si fa e di essere determinato a raggiungere l'obiettivo che uno si è prefisso. Io credo che Vittorio questo poi alla fine insegna ai giovani, ma insegna a tutti quanti, cioè prefissarsi un obiettivo e ragionare e raggiungere quell'obiettivo, avere il coraggio di farlo. Tanto è vero che molti di questi aneddoti che abbiamo sentito questa sera hanno proprio questo come succo, come morale, cioè il coraggio di provarci e di riuscirci. Come sindaco di Atrani e quindi come rappresentante della comunità di Atrani non posso che essere fiero che un cittadino che ha fatto 27 scalini ad Atrani poi ne ha fatti miliardi e miliardi in tutto il mondo. Grazie Vittorio. Abbiamo un piccolo omaggio, dei piccoli omaggi per ringraziare il Magister. Chiamo quindi il maestro Raimondi, che ha realizzato per Vittorio Perrotta un'opera per questa occasione. È lo stesso che ha avuto Washington. Assolutamente, assolutamente. Grazie. Allora, poi c'è anche un'altra piccola cosa che... Sì, allora abbiamo fatto le foto col maestro.
Il tema di quest'anno è il commercio e c'è un elemento, un simbolo per eccellenza che racconta la grandezza del popolo amalfitano nel mondo del commercio ed è il tarì, la moneta che era coniata ad Amalfi. Amalfi era talmente forte, raccontiamo, talmente potente che addirittura batteva una sua moneta. Quindi abbiamo pensato ad un piccolo pensiero che potesse unire un simbolo tradizionale a quello che è anche la sua personalità. Ed è un tarì con bracciale. Grazie a voi. Tra l'altro, caro Vittorio, questa è la copertina del Capodanno bizantino del 2023 e ci sono due tarì, non è un caso, perché dato che abbiamo dedicato alla 23esima edizione all'imprenditoria, al commercio, è il simbolo possente della nostra tradizione medievale che oggi ti consegniamo in questo piccolo omaggio. E come dicevo prima, il Capodanno bizantino continua domani alle 18.15 con l'esibizione degli sbandieratori in Piazza Duomo, alle 19 ad Atrani con la cerimonia di rievocazione storica di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana e in conclusione alle 21, dopo il rientro del corteo da Atrani ad Amalfi, lo spettacolo di Fuoco sulle Scale. Ma in ogni edizione ci siamo sempre dedicati una grande occasione di intrattenimento. Sabato 2 settembre alle 21.30 in piazza Flavio Gioia 2, proprio sul mare, concerto ad ingresso libero di Alex Britti, e ovviamente siete tutti invitati per un'occasione da non perdere. Io, Vittorio, prima ho nominato i quattro amici di una vita, tra questi c'era Andrea Milano, che è il fratello di mio padre, che non è presente fisicamente, ma so che è contentissimo del premio che ti è stato consegnato. E anche zio Andrea mi ha raccontato il Vittorio degli esordi, quelli lì che parte senza sapere dove andrà a finire, perché è un po' il limite cognitivo di ogni abitante della costiera, è questa linea d'orizzonte che abbiamo davanti, no? Che può indicare un confine o semplicemente un punto di partenza. Per Vittorio ha indicato un punto di partenza. Auguri per questa investitura, perché so che nella tua vita da imprenditore hai avuto tante soddisfazioni, ovviamente anche la capacità di crescere, di guadagnare, di fare nuovi investimenti, però questo è un premio che viene dal territorio, dalla costiera, dai tuoi concittadini, e non è cosa da poco. Quindi auguri Vittorio, e sempre barra dritta avanti. Grazie a tutti.